Allora ragazzi, qua Giro Pizza questa settimana è la terza volta e non si butta via niente. Siamo qua con la Cotti in compagnia, sta filmando qua. Puoi schiacciare tre volte il tastino e si dà un attimo automatico. Schiaccia tre volte, schiaccia qua, gira questo, schiaccia tre volte questo, 1, 2, 3. E quindi niente ragazzi, adesso devo dimostrare come si fa una pizza perfetta, cosa che non mi verrà assolutamente mai. Questa è proprio una promessa per un epic fail enorme. Esatto, esatto, sono già bianco, sono già sporcato. Vabbè, davvero pizzaiolo. Esatto, davvero pizzaiolo. E qua abbiamo l'altro pizzaiolo, ovviamente si chiama Lorenzo, perché per forza di cose. Sì, scusa, ti ho abbandonato. Beh, ovvio. Lui la mette sotto prima e poi la inforna. Poi faccio vedere. Nel mio stile. Grazie, ti prego. Allora, adesso ragazzi, prima di tagliare le formaggi, già iniziamo male. Sono idee diverse, diverso. Sono filosofie di vita alla fine. Deve fare questo. E diciamo che solo questo è solo l'inizio della serata. Siamo già a 4 bicchieri di vino. 9! Oh, 3%. No, è un video. Ah. Sì. Però sarà stato che non mi portate qua. Cazzo, c'ho il baffo del vino. Il baffo del vino. Scottex! Scottex, no, amore. A caldo, Kent? A parte che Scottex. È questo? Sì, grazie. Ok, ha detto di sì, ho sbagliato io. Gewürztraminer non è questo. Oh, oddio, oddio. Aspetta che stanno facendo la prima pizza. Dobbiamo inquadrare. Schiaccia tre volte il tastino. No, si gira da sola. Non si gira da sola. Tre volte. Due, tre. Vai dentro, infila dentro, infila. Questa temperatura. Ma si sta girando dall'altra parte. Vai, aspetta. Carlo qua sta andando in crisi. Ragazzi, che dire, l'entusiasmo c'è, manca un pochino la tecnica, quello un pochino da affinare. Ma ragazzi, vedo che qua ha talento, ha la voglia di imparare. E poi si chiama Lorenzo, quindi per forza. Sto facendo delle riprese di merda. Sì. Sì, guarda dove sei. Com'è l'emozione? Molto bella. Qua. Ma allora guarda, usa il joystick. Abbassa. Ah, non sapevo fosse un joystick. Ora. Lorenzo e Lorenzo. Eccoci qua. Avete i bicchieri? Di là. Di là. Perfetto, andiamo a cercare i bicchieri. Bicchieri vuoti di Lorenzo e Lorenzo che non sei te. Gran super bello. Quindi sei corazzato adesso? Oh, aspetto da lasciare. E stiamo per scopertina. 20 minuti di ripresa e la Cotti che va in giro per una pizza. Ah, scotta. Niente ragazzi, adesso abbiamo finito di stare con la bolla, adesso purtroppo dobbiamo andare a lavorare perché come sapete siamo a corto di soldi, quindi che succede? No, mi spruzzo un po' di profumo. Eccoti dov'era. Sta cercando il pippoletto, il tripiedino da mettere sotto. Un po' di profumo e poi ragazzi si vola. Oh ragazzi, cioè, mi hanno appena fatto uno dei gin tonic più potenti della mia vita. Sto morendo, miseria ladra. Sono qua che lavoro, però vabbè, a parte lavorare fa molto ridere questo chiamato lavoro. Però oh ragazzi, che giornata, lavorato, sono le 3.20, devo assolutamente dormire. Il problema è che so che domani mattina, visto che sono tornati i miei, domani mattina loro si svegliano presto, lavastoviglie, lavatrici, aspirapolveri. So già che mi sveglierò alle 7, sarò ultra mega iper stra rincoglionito, anche perché ora sicuramente andrò in stanza e ci sarà l'anelli sul letto, scommetto quello che volete. Ci sarà l'anelli sul letto, io la proverò a scostarla, lei si metterà sotto coperta con me, poi domani mattina vorrà uscire e mi romperà i coglioni e quindi non si riuscirà a fare un figo secco. Comunque niente ragazzi, oggi molto divertente, un Halloween tranquillo, di la verità ho lavorato, è piacevole la serata, nulla di troppo offensivo. Mi fa ridere che l'età minima doveva essere 26 anni e poi vengono da me due ragazze 2003 che mi chiedono delle foto, che mi chiedono lo shooting, il book nel tavolino, nel divanetto, e no, non ho
più voglia di queste cose, ragazzi, cioè sul serio, non ho neanche da dire, non ho più l'età, perché purtroppo si vedono sempre in discoteca degli omoni con delle circondati da queste mosche di 30 anni di meno, ma non ho più l'entusiasmo per queste cose, assolutamente no. E detto questo, ragazzi, io adesso finalmente arrivo a casa, mi tuffo sotto le coperte. Io vi invito a mettere mi piace al video, a supportarmi come al solito, iscrivervi al canale, commentate se vi è piaciuto questo video e noi ci vediamo domani. Oggi mi pacca sulla spalla, sono riuscito a editare 6 video per tutta la settimana, sono a posto. Dimmi che c'è spazio dentro e non l'hanno messo i miei. Ah sì, c'è spazio. Topperello. E noi, ragazzi, ci vediamo domani alle 11, come vi dicevo. Grazie mille del supporto, ragazzi, mi fa super piacere. Grazie a voi che io faccio queste cose, che vado avanti e non si molla, non si butta via niente.